questa sera uno possa pensare che io sto dicendo che bisogna catalogare bello, non bello, bello, non bello. Noi se ci siamo come persone lo giudichiamo, tanto più siamo vivi, tanto più giudichiamo, nel senso buono, positivo del termine. Cioè tanto più tu sei viva, tanto più mi dici guarda come mi piace, no? Non siamo impassibili. Ed è, non sarebbe giusto che ora che si chiedesse ad un ragazzo di essere impassibile, di non essere provocato. Allora, è verissimo che ci sono dei pittori che hanno spiegato, ma vedi come hai sottolineato tu, loro hanno spiegato, però noi cogliamo nelle opere di Klimt, nelle opere di Chagall, che c'è qualcosa, cogliamo una bellezza, ci attira. Poi però magari non capiamo. Allora, normalmente nella tradizione gli artisti non hanno mai spiegato. Raramente hanno spiegato, nella contemporaneità, perché chi scrive, chi fa poesia, mica spiega la propria poesia. Bisogna tacere l'occasione spinta, diciamo, non si spiega normalmente. Allora, nella contemporaneità sono venuti meno talmente tanto le coordinate e le opere sono talmente a volte confuse, ma perché è cambiato il rapporto culturale, che alcuni artisti hanno percepito l'esigenza di spiegare, di far capire. Pensate all'abbinamento di quanto scriveva Kierkegaard con quanto invece realizzava Munch, le opere di Munch. Allora vengono abbinate addirittura i pensieri dell'uno con la percezione dell'altro. Allora nella contemporaneità l'artista a volte ha sentito l'esigenza di spiegare. Però vedi, la differenza è che uno spiega nel momento in cui però c'è già un qualcosa, un'opera d'arte, che di suo ha un suo pregio. Allora può essere che l'artista mi introduca a cogliere meglio il significato, anche se io comunque sono solito dire che forma e contenuto, forma e significato normalmente vanno a braccetto. Cioè quello che tu hai davanti può essere colto da te in un modo, da me in un altro modo, però quello che hai davanti, la forma, è comunque già lei il tramite che ti deve veicolare qualcosa. Se non fosse così, come affermano gli artisti di oggi, sarebbe venuto meno il principio fondamentale che è il principio della comunicazione. Vedi, io mi interesso di scrittura, nel senso poesia, eccetera. Nella poesia di oggi sai che cosa è accaduto? Che negli ultimi decenni i poeti hanno sostenuto, cosa unica in tutta la storia dell'umanità, che la poesia non dovesse essere comprensibile. Dovesse essere soltanto comprensibile da loro, criptica, ermetica. Ma la poesia è creazione, creatività, è nata per comunicare. Se non è per comunicare quello che l'uomo prova, e se io leggendo Omero non provo che lui riesce a comunicare i sentimenti meglio di me, ma che arte è? Capite? Questo intendo dire. Ma l'arte è una finzione che ci stanno propinando, il fatto che l'arte non debba comunicare. Se l'arte non comunica, che cos'è? A chi serve? L'arte deve comunicare, ma siamo talmente imbevuti di questa dottrina che nelle scuole, nelle università continuano a propinarci, che uno è convinto che beh, no, l'arte di oggi non deve comunicare niente, allora che serve? Scusate, ma l'arte perché cosa l'hanno fatto? Le cattedrali perché le facevano? Perché qualcuno le spiegasse, appiccicasse il significato, o la cattedrale di suo io entravo e godevo di qualcosa e portava cosa a qualcosa? L'arte, la musica, tu l'ascolti se non porti a casa niente. Vedete che è chiarissimo il discorso che sto facendo stasera. Io sfido qualcuno qua a dirmi che ascolta della musica che non è bella, che non gli piace, che in cui non capisce niente, ma però il musicista poi me la spiega. Perché noi accettiamo dal punto di vista della musica che musica è soltanto quella che io sento e che colgo e che dicono guarda che bella, mi dà qualcosa, e invece dal punto di vista dell'arte noi accettiamo qualunque cosa e non reagiamo? Sapete perché? Secondo me c'è una risposta, perché dell'arte ormai non interessa quasi a nessuno, dell'arte contemporanea, perché della musica, che è la vera arte di oggi, musica e cinema secondo me sono le vere arti di oggi, nel senso le arti popolari nel senso buono del termine, sono quelle che comunicano di più, i ragazzi ascoltano musica, Allora la musica, un ragazzo ha subito la percezione che il discorso che ho fatto, contenuto, forma e contenuto devono essere legati, è un discorso vero, subito c'è la percezione. Certo che dell'opera d'arte qui non ci frega niente, perché del bastoncino del muro nessuno va a vedere la nostra arte. È chiaro che dell'opera d'arte accettiamo quello che ci dicono, ma perché non facciamo esperienza? Se invece noi facciamo esperienza, musica, cinema, eccetera, allora cambia. Non andresti a vedere un film di cui non cogli niente, non capisci niente, non ti piace niente, eccetera, eccetera. Non accade. Un ragazzo vuole essere catturato, vuole capire,
non gli devi spiegare dopo. Un ragazzo non sta per vedere un film, vabbè, dopo ti spiego. E un ragazzo ti direbbe, no, qualcosa che non funziona.